così siamo arrivati al punto in cui i curiosi possono sapere qualcosa in più sui miei progetti. Oggi ve ne spelerò uno, anzi, uno e mezzo. Entrambi già partiti, magari qualcuno di voi, uno dei due, lo conosce già o ne è venuto a conoscenza. Ma tranquilli che se non ne sapete niente, da oggi ne saprete sicuramente e quindi sarete al corrente e ve ne farò complici. Potreste anche apprezzare, ovviamente, però questo lo potremo sapere solo dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è il Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Ed oggi parliamo dei miei segreti. Dai miei segreti, anzi di alcuni dei miei progetti che fino a poco fa, anzi fino a questo video, erano segreti. Che poi non so, non è che sono così tanto occultati o segreti, perché tutto quello di cui oggi vado a parlare, se fate una ricerca in rete, li potete già trovare, ma il problema è che non tutti lo sapete. In realtà il primo progetto barra segreto lo avete capito tutti, nel senso non l'avevo neanche calcolato, ed è praticamente quello che ho detto il primo giorno, cioè che si tratta della mia volontà di pubblicare 5 volte a settimana su questo canale, dal lunedì al venerdì. Devo essere sincero, la prima settimana è andata oltre le mie aspettative, portandomi solo una piccola leggera flessione di visualizzazione, ma incrementando il numero degli iscritti. Per il progetto in mezzo segreto di oggi, invece, dobbiamo partire dall'inizio. Dall'inizio intendo un paio di anni fa. Chi mi segue forse lo sa, questo non è il primo canale che ho lanciato su YouTube. Il primo canale l'ho lanciato qualche mese prima di fare questa foto. Qui sono io durante il ricevimento del mio diploma in Nutrition and Lifestyle Coaching, conseguito presso l'Institute of Health and Sciences di Dublino. L'ho già menzionato sul canale, ma magari perché sei nuovo tu non lo sai, io ho questa specializzazione che mi permette di fare quello che in Italia fanno i nutrizionisti, analizzare le abitudini alimentari di una persona e prescrivere la giusta dieta o il giusto piano terapeutico nutrizionale in funzione di quelle che sono le necessità della persona. Purtroppo questa specializzazione in Italia non è riconosciuta perché qui bisogna ottenere una laurea o in scienze della nutrizione o essere un dietista, e per cui ci ho lasciato perdere, diciamo, il mio evento non l'ho più tenuto in considerazione. Inoltre avevo anche lasciato perdere in passato il canale perché notavo che molte persone, soprattutto sull'argomento nutrizione ed alimentazione, pur di fronte a studi scientifici, negano l'evidenza e anzi facevano di tutto per farti passare come un mentecatto e un fuffaguru. Considerando che all'epoca io non monetizzavo il canale e la mia passione era andata svanendo proprio per questo motivo, avevo preferito mollare tutto. Avevo fatto non solo per questi motivi, ma anche per coerenza, visto che a causa di alcuni medicinali che prendo tutti i giorni, io ho preso peso, ma non riesco a eliminarlo, per cui mi sembrava un controsenso andare a paventarsi come una persona che dà consigli nutrizionali e poi avere la cinta che non si chiude. Però, vista la situazione che si è venuta a creare in famiglia, ho pensato di riprendere in mano il canale, cambiarne qualcosina qui e là e ritornare a pubblicare nuovi video. Ed infatti così è stato. Domenica scorsa, 9 gennaio, ho ripubblicato un nuovo video, tra l'altro il primo video di cui mia moglie ha fatto il video editing. Per cui andate a farmi le vostre considerazioni, se no la licenziano, e andrò a pubblicare ogni domenica un nuovo video. Il video in questione parla in particolare dell'olio d'oliva, lo potete trovare nel link che vi lascio qui sotto in descrizione. Però perché dico che ho cambiato qualcosa? In realtà ho cambiato molto. Prima di tutto, proprio per quello che dicevo prima, io non posso più dare nessun tipo di consiglio nutrizionale, per cui ho cambiato il palinsesto del canale a una base educativa, come esempio sono fatti gli alimenti, quali sono gli eventuali benefici reali comprovati da studi scientifici e tutte quelle informazioni di carattere generale sugli alimenti che possono essere importanti e soprattutto utili a tutti noi. Oltre a questo andrò a integrare una serie di ricette senza soffermarmi troppo sul discorso nutrizionale, ma più che altro concentrandomi su quello che per me è un piacere, una passione, quello di creare cose nuove. Non so se questo l'ho già detto, ma in passato ho fatto anche per diversi anni l'aiuto cuoco. Comunque il canale si chiama Health Me Food e trovate il link qui sotto in descrizione. È più di un anno e mezzo che non pubblicavo e sono contento, sinceramente, di aver ripreso. Poi perché ho detto che si tratta di un progetto e mezzo? Beh, il mezzo progetto è sempre legato alla mia specializzazione, che infatti si chiama Nutrition and Lifestyle Coaching, per cui non si va solo a guardare l'aspetto nutrizionale, ma anche quello che è la gestione dello stile di vita, della propria mente. Sono stato anche musicista e ne ho ancora tanta passione di questo. Ho creato un altro canale, un terzo canale, che trovate sempre qui sotto in descrizione, che si chiama Temple of Mind and Soul. In questo canale vado a caricare ogni tanto alcune musiche rilassanti, che tra l'altro io andavo sempre a ricercare su YouTube quando avevo bisogno di concentrazione. Ascolto queste musiche quando devo scrivere un video, quando devo rilassarmi sul divano, quando devo studiare, togliere delle tensioni o semplicemente coadiuvare il sonno. Ci sono già tanti canali di questo tipo in rete, ma ho pensato
visto che è un qualcosa che mi piace, perché non unire l'utile al dilettevole? Questo va di pari passo con l'alimentazione proprio per la mia specializzazione, ma allo stesso tempo posso portare avanti due altre passioni, che magari non ora, ma magari fra 2 o 3 anni, possono portarmi ulteriori benefici finanziari da YouTube. Tra l'altro, sul canale di musica rilassante non ho assolutamente intenzione di monetizzare niente durante l'ascolto, proprio perché altrimenti sarebbe un concetto che si perderebbe, il rilassamento andrebbe a farsi benedire. Come vedete, stiamo cercando di sfruttare questi 6 mesi nel miglior modo possibile. Seminare, costruire le fondamenta, gettare le basi per un cash flow che possa entrarci negli anni successivi. E tu cosa ne pensi? Conoscevi già il mio canale di alimentazione e nutrizione? E ti piacciono queste 2 nuove idee che porto avanti? Ovviamente ti chiedo, se i 2 argomenti degli altri canali sono di tuo interesse, di andarti a iscrivere all'uno, all'altro o magari a tutti e 2 i canali. Ti prego di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube su questo video, e se sei nuovo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, oggi ti ho svelato un segreto e mezzo. Beh, cos'altro dire? Oggi è tutto, eh? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!